nostre condoglianze. Comunque ritorniamo alla partita, il Montepone schierato in campo Iezzi, poi adesso i giocatori stanno andando sotto la gigantografia di Michelino a depositare ognuno di loro un fascio di fiori. Presidente Rattà, partita finita 0-0 tra Montepone e Marina di Gioiosa, una partita giocata in un pomeriggio veramente triste, in un ambiente triste per, sia per la morte di Michelino e poi per quello che è successo pure stamattina per il papà di Alfonso Geraci. Sì, sono due episodi che hanno sicuramente segnato tutti noi, in particolare i calciatori, i dirigenti e tutti quelli che amano lo sport. Sono due rappresentanti autentici dello sport, il mister Geraci che per tanti anni ha guidato la nostra prima squadra, oggi invece cura il settore giovanile, e poi Michelino. Sono due episodi sicuramente che toccano il cuore di tutti quelli che gli vogliono bene e di noi che siamo abituati ormai a calcare i campi da gioco. Comunque, tornando alla partita, un risultato positivo contro una squadra, contro Marina di Gioiosa, che era venuta qua con l'intento di portare via i tre punti. Non di meno il Montepone ha avuto due bellissime occasioni per poter fare sua la gara. No, io sono contentissimo oggi dell'impegno che hanno profuso i miei ragazzi e soprattutto anche del risultato, perché temevamo questa partita. Sappiamo che il Marina di Gioiosa è una squadra assolutamente in crescita, che sta vincendo anche tante gare fuori casa, e quindi avevamo obiettivi differenti. Noi lottavamo ovviamente per consolidare questa salvezza e per rimanere in questa categoria, loro per agguantare ovviamente i playoff e quindi fare il salto di qualità. Era una squadra ostica, velocissima, ben messa in campo, quindi noi abbiamo avuto delle ottime occasioni con Fiorentino e con Mellaggi che non siamo riusciti a concretizzare, ma penso che possiamo essere tranquilli e possiamo essere anche contenti di questo risultato. Abbiamo visto che cosa era successo, abbiamo visto Fraghi sul pallone, non da solo, non mi fa chiamare. Per forza perché mancano ancora pochi secondi. Sì, certo. Va bene. Battuto questo calcio di punizione a Fraghi, lungo ma è controllato bene e finisce in questo momento la gara, che vede il Montepone, il Marina di Gioiosa, per finire la gara sullo 0-0, un punto che a questo punto un risultato giusto, un risultato di parità. Due squadre che erano scese in campo per conquistare l'intera posta, ma alla fine si sono accontentati di questo pareggio, un punto che fa classifica sia al Marina di Gioiosa e sia al Montepone che si avvicina sempre di più alla salvezza sicura. Gentili telespettatori, da Montepone a tutti, il saluto vi giunge da Mimmo Cosentino e da Andrea Frustacci. Finisce 0-0 tra Montepone e Marina di Gioiosa, è un risultato forse giusto. Siamo qua con il mister del Marina di Gioiosa, con Cosimo Silvano. Mister, risultato alla fine giusto, anche se il Montepone ha avuto un'occasione sciupata nel primo tempo a due minuti dalla fine da Fiorentino, che è stato bravissimo il portiere in due occasioni, veramente. Comunque un risultato alla fine che premia tutte e due le squadre. Beh, diciamo che loro hanno avuto nel primo tempo quell'occasione dove Frasca è stato molto bravo, però nel secondo tempo penso che il Marina ha giocato meglio, abbiamo avuto pure noi qualche buona occasione, però alla fine il risultato, come diceva lei, ci può stare, siamo contenti perché continuiamo nella nostra striscia positiva, non dimenticando che domenica proprio qua a Reggio Sud ha preso tre gol, quindi siamo contenti anche della gara di oggi. Sì, sicuramente oggi sono affrontate due squadre che dall'inizio di questo, diciamo, dopo dicembre, dall'inizio del girone di ritorno, stanno marciando tutte e due veramente bene. Il Marina di Gioiosa con una marcia
marcia da primato e il Montepone che non ha lasciato punti, anzi l'unico punto in casa l'ha lasciato proprio oggi con il Marina di Gioiosa. Questo sta a significare che la nostra squadra in questo momento riesce a interpretare bene le gare, anche oggi dopo un primo tempo così, però giocato bene anche da parte nostra sotto l'aspetto tattico. Il secondo tempo abbiamo tentato qualcosina in più, però come diceva lei, il Montepone in casa in questo momento è una squadra che va rispettata, noi l'abbiamo anche rispettata sotto questo aspetto, e quindi alla fine reputo che noi usciamo a testa alta e il Montepone guadagni un punto che gli può servire anche per il proseguo del campionato. Paolo Lorenzo, il centrale del Montepaone, partita è finita 0-0 contro una signora squadra, il Marina di Gioiosa, e un risultato alla fine giusto. È stato positivo, abbiamo avuto anche l'occasione con Fiorentino nel primo tempo di portarci in vantaggio e vincere questa partita che sarebbe stata rubata secondo me, però ci imbocchiamo le maniche e poi domenica vediamo cosa fare a Gallico. Comunque è un risultato di un punto che fa classifica, e con questo punto il Montepone si sta avvicinando proprio a quella zona di uscire fuori dalla zona calda, perché anche se oggi vinceva si portava al sesto posto, quindi veramente un ottimo risultato, e questi risultati che sta facendo il Montepone in questo giorno di ritorno. Sì, un giorno di ritorno veramente alla grande, stiamo davvero lottando per questa salvezza e secondo me la raggiungeremo tranquillamente, senza problemi.